Il partito si sta strutturando ampiamente in ogni comune. Partiamo oggi con la nomina dei coordinatori comunali della città capoluogo, che appunto è Teramo, e poi mano a mano continueremo negli altri comuni più grandi, e soprattutto la massima attenzione sarà rivolta ai comuni dove tra settembre e ottobre ci saranno le votazioni. Quindi stiamo preparando le liste, stiamo colloquiando con altri partiti, e posso dire oggi che i nuovi coordinatori comunali di Teramo saranno Alfonso De Sabatino Martina per la parte, diciamo, cosiddetta maschile, e Lucia Verticelli per la parte femminile, perché il partito ha questa regola di base che è sempre l'accostamento di un uomo e di una donna su ogni incarico. Auguro veramente un buon lavoro a due persone che hanno caratteristiche molto diverse. Lucia è la parte operativa, grande esperienza in politica, e Dodo anche lui ha grandissima esperienza, è un esperto anche di materia economica, e il loro lavoro sarà sicuramente importantissimo all'interno dell'assetto del partito. È una nuova avventura che approccio con grande entusiasmo, e ovviamente cercheremo di costruire una piattaforma libera, laica, riformista, che guardi all'interesse generale di questa città, che in questo momento già soffriva e scontava una difficoltà legata alle condizioni oggettive che erano state lasciate dal sisma, dal post ricostruzione, e unitamente a questa ulteriore crisi pandemica necessita di uno slancio e di una maggior vigore. Ecco, credo che questo partito possa rappresentare l'elemento di novità, ovviamente in un contesto di critica costruttiva a quella che è un'amministrazione che, ripeto, deve avere sicuramente un rinnovato slancio. La mia figura spero possa arricchire il dibattito politico, e in termini di esperienza e anche in termini di un minimo di competenza.